io la gioia di sperimentare. Thank you.
e cosa bella e gradita con l'aspetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e l'uomo, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contesa. Parola di Dio. Ora che il mio padrone ti toglie l'amministrazione, zappare non è una forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sono stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al figlio: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'oro. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scarpezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro padri, sono più scarsi dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi dei nemici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accorgono nelle rimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella guerra? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Thank you.
essere strano, perché il Signore stesso con giuramento dice: certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere di questi venditori che sotto la cherubina per tutti gli uomini. È un'esercizio
società calma e tranquilla, quella che non abbiamo oggi, perché c'è tanto malessere, tanta tensione, anche in politica, no? In alto, tanta tensione. Poi si dice, poi si smentisce, eccetera. E il popolo certamente non ha di che sollevarsi di fronte alle scene che succedono di giorno in giorno. Una verità confortante espressa in queste parole: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Dio non esclude nessuno. Perché è padre, perché è misericordia, non esclude nessuno dalla salvezza. Anche il protestante Calvino aveva una teoria tutta sua, che alcuni erano destinati alla perdizione, no? La teoria sua è chiara, il testo della lettera di San Paolo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Poi continua, non solo è Dio, non è solo il mediatore, Cristo, l'uomo, Gesù, è il mediatore tra noi e Dio, con la sua morte di croce, ci ha riscattati, ci ha resi amici di nuovo, amici e figli di Dio. E finisce questo brano con le parole: voglio che tutti gli uomini alzino le mani pure verso il cielo, no? Per ottenere da Dio quello di cui abbiamo bisogno. Riprendendo la conclusione del Vangelo, non potete servire Dio e la ricchezza, sono due amori contrastanti: o ameremo Dio o ameremo la ricchezza. Dio è Signore, è il Creatore, trascendente della sua grandezza. La ricchezza è un mezzo, non un fine. E per alcuni è un fine. Pensano al denaro, giorno e forse volere, ma non forse. Sì, di modo che, ecco, lo seguono, seguono il denaro e la ricchezza come un idolo, come un mito. Invece, beati pure gli spiriti, e venne dei cieli. Ecco, il parroco Don Pino Vatelli, che ringrazio, è sempre benevolo nei miei confronti, ci conosciamo ormai da tanto tempo, e mi invita spesso. Anche io ricordo il premio dato al magistrato Gratteri, per il quale poi ci eravate pure voi. E ora è la volta di Paolo Croce. Conosciamo un certo mondo, chi conosce di più, chi conosce di meno questo giornalista, che ha avuto un cambiamento molto radicale da una vita lontana dal Signore, dalla Madonna, e proprio ora si è avvicinato con tutto se stesso al Signore e alla Madonna. È una grazia che ha avuto e che va, ecco, testimoniando, e anche ad ascoltarlo nella recita dello Spirito avete potuto notare che forza d'animo c'è e che come è così impegnato nella fede, lui e vuole diffondere questa fede, crede, di vivere secondo la fede, vivere secondo Dio. Questo è un testimone. E Don Pino Vatelli, attivo, che guarda le persone che possono, ecco, distinguersi, quelle persone che nella società, quelle persone nella maggioranza, sia tutte uguali. Io sono stato 21 anni in più alla Venezia, alla diocesi, ho venuto spesso qui. Anche per la mia stessa.
Dio. Credo in ciò di Dio. Thank you.
speriamo con l'amore dei figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto il nostro cuore. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie, Dio onnipotente ed eterno, per quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi. È un degno della vita immortale. Poiché possediamo fin d'ora le primizie del tuo Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del Paradiso. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con la sola voce l'inno della tua gloria. Ricordati, Padre, la tua Chiesa di tutta la terra e qui convocate nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della tua vita immortale. Rendila perfetta l'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Vescovo Vincenzo che presiede questa liturgia eucaristica e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordate i nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che fa fine tua clemenza metti la godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna,
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora, come comunità, come Chiesa, quindi, ci rivolgiamo al Padre che è nei cieli, il quale ci ama e ci perdona. Dobbiamo essere sempre convinti di questa verità. Insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in redenzione operata da questi misteri che svolge tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Benedizione dopo la benedizione. Seguiamoci. Abbiamo ad esempio il microfono della redattrice, la regista Raffaella Baccaro. Buonasera a tutti, benvenuti al premio Fratelli.
Onorevole Tassone, colleghi sindaci, egregi ospiti, cari concittadini, porgo un cordiale saluto a tutti voi ed uno speciale sentito benvenuto a Platania al nostro illustre ospite, al dottor Paolo Brosio. Spero che egli possa conservare, anche se trascorrerà poco tempo con noi, per poter apprezzare in pieno le peculiarità del paese che sono orgoglioso di rappresentare e l'ospitalità dei suoi abitanti, un bel ricordo di Platania e di questa bellissima serata organizzata in suo onore. A lui un ringraziamento di vero cuore, a nome di tutti i platanesi, per aver accettato l'invito che gli ha rivolto questa umile comunità parrocchiale del sud Italia. Porto anche i saluti del sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, che si scusa perché non può essere presente. Per me è motivo di grande soddisfazione poter prendere la parola in occasione di questa emozionante cerimonia di accoglienza nel nostro piccolo paese di un grande testimone di fede qual è il dottor Paolo Brosio, il modesto, ma per noi ricco di significati, premio Platania. Il premio che la parrocchia, guidata dall'instancabile Don Pino Latelli, che è sempre impegnato in iniziative di questo genere, ha deciso di consegnare annualmente a quei personaggi che si sono distinti per le loro doti personali, professionali, per le loro gesta o per ciò che rappresentano. Il premio Platania è giunto alla 7ª edizione. Ringrazio tutti coloro che sono impegnati anche quest'anno a dare lustro al nostro paese, organizzando questa attesa cerimonia. Il consiglio pastorale, la nostra brava presentatrice, i tecnici del suono, il coro parrocchiale, ma anche il comando dei carabinieri di Soveria Mannelli e di Platania, quello della Polizia Municipale, i volontari della Misericordia e tutti coloro i quali hanno dato anche un solo piccolo contributo per la buona riuscita della manifestazione. Ringrazio inoltre i ragazzi e le ragazze dell'oratorio di Platania e le loro educatrici che si sono preparati con tanta dedizione per offrirci a fine cerimonia un piccolo saggio delle loro capacità teatrali. Un grazie anche ai partecipanti al concorso artistico che è stato indetto dalla parrocchia e dal comune con lo scopo di favorire una riflessione sulla fede attraverso lo studio e l'approfondimento di testimonianze di persone capaci di trasmettere i valori della solidarietà, della dignità umana, della cultura e dell'incontro pacifico tra le persone. Il concorso, rivolto a tutti, aveva per tema Don Pietro Arcuri, testimone di fede per 40 anni a Platania, da realizzare attraverso un breve elaborato o una pittura o una poesia, proprio con l'obiettivo di ricordare ed esaltare in questa propizia occasione la figura del nostro indimenticabile parroco Don Pietro, che è stato per tutti noi un maestro di vita ed umile testimone di fede nel nostro paese. A conclusione della cerimonia verranno premiati anche i vincitori del concorso. Questa sera sono felicissimo, come credo tutti voi, perché potrò ascoltare dalla viva voce del dottor Brosio la storia di fede che lo riguarda e che in parte conosco, in quanto ho seguito i suoi racconti durante alcune trasmissioni televisive, ho curiosato sul suo sito web e soprattutto perché ho letto due dei suoi straordinari e coinvolgenti libri che hanno ottenuto un grandissimo successo: A un passo dal baratro, Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita, e Viaggio a Medjugorje, opere che mi hanno colpito positivamente e fatto riflettere molto, ma soprattutto hanno contribuito a rendermi ancora più consapevole rispetto ad altre occasioni della mia vita su quanto sia ancora così tiepida la mia fede e su quanto tanto dovrei coraggiosamente fare per avvicinarmi verso la salvezza. Ho provato immenso piacere nell'apprendere la
notizia che il premio Platania quest'anno veniva consegnato a Paolo Brosio, noto giornalista e conduttore televisivo e personaggio conosciuto per la sua conversione, iniziata proprio dopo una preghiera alla Madonna di Medjugorje in uno dei momenti più tristi della sua vita. I motivi per cui ho gioito sono stati duplici. Il primo, di carattere personale, perché avrei avuto la possibilità di conoscere da vicino l'uomo nei confronti del quale, dopo averla ascoltata e letto, provavo tanta ammirazione per il fervore della sua fede e per la coraggiosa svolta che, grazie alla preghiera, era riuscita a dare alla sua vita. Il secondo perché quest'anno, rispetto ai premi consegnati negli anni precedenti, senza nulla togliere gli altri illustri personaggi che abbiamo mangiato, era stato scelto un uomo veramente speciale, ma soprattutto una persona che aveva un legame profondo con il mondo della fede. E la sua esperienza di credente rinato, quindi, avrebbe potuto dare anche un certo impulso alla nostra alquanto soffitta comunità. Spero allora che l'intervento di Brosio di questa sera, sicuramente intenso, come solitamente sono i suoi interventi, possa svegliare ed arricchire concretamente le nostre coscienze, contagiare qualcuno di noi ed avvicinarlo in maniera più convinta alla fede. Aprire il cuore dei cattolici, tiepidi o peccatori come me, ma anche quello di chi, pur essendo cattolico praticante, non dimostra, con un corretto e spontaneo comportamento quotidiano, di seguire sinceramente la parola del Vangelo. La presenza di Brosio a Platania potrà così conseguire un successo ancora più grande di quello già ottenuto. Permettetemi di dire che la scelta di onorare Brosio è anche più pertinente alle specifiche prerogative della Chiesa. Per questo, come ho già avuto modo di confidare a qualcuno, la parrocchia di Platania, che è l'artefice principale della giornata odierna, questa volta ha dato veramente un'impostazione appropriata al premio. Spero che anche in futuro verranno scelte dei personaggi che, come Brosio, siano messaggeri di speranza cristiana o missionari o altre persone che con la loro esperienza e la loro vita testimoniano quotidianamente e concretamente la propria fede cattolica. Con la scelta di quest'anno, quindi, la parrocchia guidata da Don Pino ci ha fatto veramente un bel regalo, che da fedeli apprezziamo molto. Ci ha dato la possibilità di ascoltare i messaggi di un uomo che, dopo aver vissuto una personale ed intensa rinascita spirituale, ha sentito la forte esigenza di trasmettere agli altri, alla sua maniera e davvero professionista dei media, i valori del cattolicesimo. Ed il dottor Brosio questa meritevole opera la sta compiendo in tanti modi, con concrete iniziative di carità cristiana, attraverso l'approfondimento dei misteri riguardanti le apparizioni della Madonna di Medjugorje e divulgando le tante testimonianze che riguardano le centinaia di guarigioni nel corpo e nello spirito che da oltre 30 anni molti devoti di Medjugorje, lui compreso, hanno avuto il privilegio di ottenere. C'è chi, tuttavia, ha delle perplessità sulla conversione di Brosio ed in tanti si chiedono se i veggenti di Medjugorje siano credibili oppure no. Non sono sicuramente io la persona adatta per affrontare questi due difficili e delicati argomenti. Per quanto mi riguarda, la spontaneità e l'autenticità di Brosio sono evidenti in ogni sua parola ed in ogni suo comportamento. E di tanti fatti citati nei suoi libri e ben documentati non lasciano dubbi nemmeno sull'autenticità dell'apparizione della Gospa della Madonna di Medjugorje e sui veri ed ignobili motivi per i quali coloro che hanno creduto ai veggenti siano stati sempre contrastati prima dal regime comunista dell'ex Jugoslavia e dopo anche dalle autorità religiose locali. Ma su Medjugorje deve pronunciarsi ufficialmente ancora la Chiesa di Roma. Quindi, al di là di ogni opinione personale, la prudenza è d'obbligo. Una semplicissima riflessione sulla questione, però, alla fine di questo mio intervento, sento di doverla fare. È ormai accertato che Medjugorje riesce a produrre dei buoni frutti
nella vita di tanti fedeli che si recano in quel luogo sperduto della Bosnia-Herzegovina per pregare e che dichiarano di vivere esperienze spirituali indimenticabili, le quali favoriscono delle svolte radicali nella loro vita ed una fede molto intensa. I cambiamenti di questi uomini e donne rinati nella fede sono facilmente riscontrabili, perché non è difficile notare i diversi e positivi comportamenti di coloro che in ogni parte del mondo si convertono o guariscono o hanno una vocazione proprio dopo essersi affidati totalmente alla Gospa. Credo che nessuno quindi possa negare l'esistenza non delle apparizioni ma dei tanti buoni frutti che Medjugorje nel corso degli anni ha prodotto. In attesa di un giudizio ufficiale della Chiesa sulle apparizioni, dobbiamo allora prendere tutto quello che c'è di buono del fenomeno di Medjugorje e condividerlo, anche per il solo fatto che esso riesce a produrre dei buoni frutti, come quello che ha prodotto con la inaspettata e sconvolgente conversione di Paolo Brosio. La Madonna, nel caso del nostro ospite d'onore, per di più, non solo ha guarito spiritualmente uno dei tanti fedeli che a lei si sono affidati, ma ha offerto al mondo intero un generoso, singolare, validissimo eppure simpatico testimone laico dei suoi prodigi e divulgatore della parola del Signore. Caro dottor Brosio, ora siamo pronti a consegnarle il premio Platania 2012 e subito dopo ad ascoltare in religioso silenzio i suoi commoventi e straordinari racconti e la presentazione del suo ultimo libro, Nella terra delle meraviglie, nella terra dove la Madonna, come recita il sottotitolo dello stesso libro, scende in campo perché ha un grande progetto: incontrare i cuori di quelli che cercano una luce per portare a tutti il suo messaggio di consolazione e di speranza. Ora invito il dottor Paolo Brosio ad avvicinarsi ai piedi dell'altare per ricevere dalle mani del sindaco, del vescovo emerito di Lamezia Terme, il monsignor Vincenzo Rimedio, e dal parroco Pino Laterni il premio Platania 2012. Girarlo in prestito al Crotone.